Buona partecipazione di pubblico al convegno organizzato dall'ANPI di Atessa. Intellettuali e classi dirigenti, rileggere Gramsci a 80 anni dalla sua scomparsa. Questo è il tema del convegno tenuto venerdì 17 marzo presso il Teatro di Orio di Atessa. La relazione è stata affidata al direttore della Fondazione Gramsci, Francesco Giasi, ma l'attenzione del pubblico si è rivolta soprattutto all'intervento conclusivo di Massimo D'Alema, esponente di spicco della politica italiana, primo presidente del Consiglio, emanazione di un partito di stampo comunista, ma lo scorso 25 febbraio fuoriuscito dal Partito Democratico per divergenze insanabili con Matteo Renzi. D'Alema, insieme ad altri politici di spicco dell'area di sinistra come Bersani, Speranza, Rossi e Scotto, ha dato vita al nuovo soggetto politico denominato MDP, ovvero Articolo 1, Movimento Democratico e Progressista. Al suo arrivo al Teatro di Orio lo abbiamo avvicinato per avere le ultime notizie sulla sua nuova avventura politica. Ci può dare qualche anticipazione sulla sua attività politica dopo la fuoriuscita dal PD? Ma io faccio l'attività di prima. Fondamentalmente io mi occupo di presiedere due fondazioni culturali, diciamo. Una presiedo da molti anni, opera in Italia, italiana e europea, e l'altra è la Fondazione Culturale dei Progressisti Europei, la FEPS, che ha sede a Bruxelles. In caso di vittoria di Orlando alle primarie ci sarà la possibilità di un riavvicinamento? Sì. Sicuramente, diciamo, l'elemento chi ha provocato, chi ha voluto la scissione del PD è stato Renzi, quindi non c'è dubbio che chiunque altro diriga il PD, questo creerà le condizioni di una maggiore unità nel centro-sinistra, anche se non mi pare una prospettiva semplice, penso. Fattibile. Può essere fattibile comunque. Che cosa? La prospettiva, non semplice ma fattibile. La vittoria di Orlando? No, secondo i sondaggi no, diciamo, però naturalmente i sondaggi possono sbagliare. Spesso sbaglia. Nel convegno al Teatro di Orio, dopo la parte introduttiva del suo intervento dedicata alla figura di Antonio Gramsci, il navigato politico D'Alema non ha potuto fare a meno di lanciare con le sue proverbiali punzecchiature degli evidenti riferimenti al suo acerrimo rivale Matteo Renzi, confrontandolo con altri leader storici della sinistra italiana, come ad esempio Enrico Berlinguer. Io posso testimoniare che Berlinguer propose Minucci, direttore dell'Unità, e la direzione a maggioranza elesse Macaluso. E Berlinguer non fece una piega. Berlinguer, non lo dico perché adesso ci sono dei capi, diciamo, che non possono essere contraddetti. Giudizi taglienti e sarcastici non potevano mancare anche per esprimere un giudizio tutt'altro che lusinghiero sull'esperienza governativa di Renzi e della nuova generazione politica legata all'ex premier. Se io penso agli ultimi mesi del nostro paese, no? A che cos'è stata l'azione di governo, a livello di improvvisazione totale, diciamo. Noi abbiamo trascorso, tutto il sistema politico italiano ha trascorso 2 anni a fare una riforma costituzionale sgangherata che è stata bocciata, quindi mesi e mesi buttati via, a fare una legge elettorale sballata che è stata cancellata dalla Corte Costituzionale. Quindi mettetevi nei panni, invece fossero politici, fossero stati degli idraulici, diciamo, o dei tornitori, cioè che hanno prodotto la grande riforma della Costituzione, dice no, non la vogliamo, via. Mesi e mesi di lavoro, dice, come uno avesse prodotto un'automobile che però dice non cammina, peccato, e questa la mettiamo via. Una legge elettorale doveva essere la più bella del mondo, ce la dovevano copiare tutti, eccetera. Guarda, la Corte Costituzionale ha detto no, è illegittima. Via, cancellata. Infatti siamo senza, eccetera. Una riforma del lavoro, che ora la stanno smontando tutta quanta loro, perché se arriva il referendum gliela smontano i cittadini. Abbiamo passato più tempo a smontare quello che è stato fatto
che ha fatto in una situazione di un paese che vive una condizione drammatica, 40% di disoccupazione giovanile, eccetera, un ceto politico improvvisato, diciamo così, ha prodotto, a mio giudizio, nulla. Se uno fa un bilancio, diciamo, una buona legge sulle unioni civili, non voglio essere uno, se ci pensa un po', come faceva Benigni, dice, fammi pensare, due o tre cose saranno rimaste, diciamo, ma il grosso. E perché questo? Questo per improvvisazione, per arroganza, per incultura. Una classe dirigente degna di questo nome, quando fa una legge elettorale, si deve rendere conto se è costituzionale o meno. Non se lo deve far dire dopo dalla Corte Costituzionale, no? Se ne deve rendere conto da sola. Tanto più che fu detto, guardate che è incostituzionale. La risposta fu: zitti voi, gufi e rosiconi. E su questa base si concluse il dibattito democratico. Fu detto all'epoca, vedete, questa legge che state imponendo con tre voti di fiducia, cosa che nella storia del Parlamento italiano ha solo il precedente della legge Acerbo, della legge Truffa, è incostituzionale. E quindi è tutta una fatica inutile quella che si sta facendo, diciamo, anche con delle forzature brutali, ma inutili. Io per rosicone non l'accetto, gufo è sempre considerato un complimento, perché come scrisse Delio Cantimori, che era un grande intellettuale italiano, il gufo è un animale inviso ai potenti, perché vede la verità anche nel buio della notte. Ma in questo caso è... Non era buio, era di giorno, si vedeva occhio nudo, diciamo, che sta facendo, era, non è che ci volesse una particolare fantasia. D'Alema ha poi sottolineato l'aspetto della politica renziana che ha scontentato l'ala di sinistra del partito, ovvero la grande affinità delle idee renziane con il berlusconismo. A un certo punto, diciamo, ci sono stati dei momenti in cui, insomma, tra i capilista bloccati, il ponte sullo stretto di Messina, l'abolizione dell'IMU, l'abolizione dell'articolo 18, poi Berlusconi andava alla SIAE e chiedeva i diritti d'autore, e non avrebbero potuto negarglieli, non avrebbero potuto negarglieli, perché sinceramente, diciamo, nulla di tutto questo, diciamo, era stato scoperto in epoca recente, ma apparteneva al bagaglio storico delle rivendicazioni, degli obiettivi, della cultura. D'Alema si è poi soffermato su alcune considerazioni che lo hanno spinto, insieme ad altri, a concretizzare la scissione dal PD e pensare ad un nuovo soggetto politico che, a suo dire, serve a colmare un vuoto nella sinistra italiana che non può essere consegnata al grillismo. Vedete, sono rimasto impressionato da una ricerca seria, perché sono ricerche che sono fatte da Eurispes, Istituto Cattaneo, eccetera, sull'elettorato di 5 Stelle. Il 28% degli elettori di 5 Stelle si dichiarano elettori di sinistra. E alla domanda perché votino per 5 Stelle rispondono: perché in Italia la sinistra non c'è. Non c'è più. Io ci ho riflettuto, ho trovato la risposta abbastanza persuasiva. È una delle ragioni per cui ho sentito il dovere con altri di cercare di rimetterla su, fare in modo che torni ad esistere, perché è un vuoto che non possiamo lasciare riempire da Grillo. Per D'Alema
La scissione nella sinistra non è affatto penalizzante in termini di consensi elettorali, ma anzi saranno recuperati tanti elettori di sinistra che probabilmente non erano più elettori attivi oppure avevano trovato nel Movimento 5 Stelle un'ancora di appoggio in mancanza di valori di sinistra nell'attuale Partito Democratico. L'intervento si chiude poi con una punzecchiatura per il governo Gentiloni e per la rottamazione renziana, che in realtà secondo D'Alema è stato un espediente per scalzare dalla stanza dei bottoni la classe dirigente di cui D'Alema è stato uno dei protagonisti indiscussi. Quando si dice ma se il centro-sinistra si divide vince Grillo, si dice una sciocchezza, perché è evidente che l'elettorato che voterà per il movimento dei democratici progressisti articolo 1 è un elettorato che non voterebbe mai per il Partito Democratico di Renzi. Quindi in questo modo si richiama in campo, è un elettorato che o starebbe a casa o voterebbe 5 Stelle. Quindi la nascita di un centro-sinistra, di una sinistra autentici, diciamo, è qualcosa che rafforza l'argine contro il populismo, non lo indebolisce, il contrario. Perché alla fine la somma dei voti sarà sicuramente maggiore dei voti che avrebbe raccolto un partito nel quale oramai un pezzo non piccolo dell'elettorato della sinistra non crede più e non vota, non voterebbe neanche sotto minaccia delle armi. Io li ho anche rimproverati, ma non è valso a molto. Trovato io nella periferia di Roma vecchi compagni che lavoravano nel servizio d'ordine di botteghe oscure fare la campagna per la Raggi, cioè non il cittadino arrabbiato, proprio un pezzo, pezzi del nostro mondo più nostro. E non li convincevi neanche a votare Fassina. Quindi dice, se vota Fassina, sinistra. No, cioè, sai perché non lo voto? Io gli ho votato per qualcuno che frega Renzi. Cioè, era impressionante la carica, diciamo, Io li conosco, sono un vecchio, giustamente si dice, un vecchio militante e ne conosco tanti, i quali, diciamo, che forse, se uno mette con spirito unitario, perché certamente questo movimento non è che vuole contrapporsi, vuole cercare di condizionare, certamente di condizionare il Partito Democratico. Un movimento di persone ragionevoli, la prima decisione che ha preso questo movimento è stata quella di sostenere il governo, mica di far casino, diciamo, no? Certo, al governo abbiamo detto prendi dei provvedimenti per evitare il referendum e venire incontro alla CGIL, cosa che il governo ha fatto utilmente, credo, ci siamo risparmiati un bagno di sangue, diciamo. E uno scontro che sarebbe stato drammatico con il maggior sindacato, certo, quindi io parlo di una forza ragionevole. D'altro canto è difficile pensare che insomma Bersani, D'Alema eccetera creano lotta continua, diciamo. Se lo volevo fare lo facevo da ragazzo, diciamo. Invece stavo nella FIGC pure da ragazzo, diciamo. E quindi diciamo, non è che vogliamo creare un movimento di persone del tutto ragionevoli, però ragionevolmente legate alla sinistra, ai suoi valori, ai suoi obiettivi, al mondo del lavoro, al fatto che non si può accettare, per esempio, una norma come quella è stata infilata dentro al Jobs Act, per cui se un'impresa, una grande impresa, vince un appalto pubblico e poi fa fare i lavori in subappalto, e noi sappiamo che il mondo del subappalto è il mondo dell'evasione contributiva, eccetera, se poi quello non paga, noi, il vecchio
deprecato centrosinistra, avevamo fatto una legge che rendeva corresponsabile il vincitore dell'appalto. Tu hai vinto un appalto, quindi di fronte allo Stato appaltatore sei tu che rispondi della regolarità dei lavori, compreso il fatto che se hai dato il subappalto ad un imbroglione che non paga i salari contrattuali, l'operaio si può rivalere su di te. Nel Jobs Act hanno cancellato, facendo una marchetta alle grandi imprese italiane di costruzioni, questa norma. Ora viene ripristinata. Vedete che dai e dai, diciamo. Certo, è tutto un fare e disfare. Se invece di perdere il tempo a introdurre norme così aberranti ne avessero piegato un po' di più a cercare di far crescere il paese, ora siamo tutti impegnati a cercare di disfare le cose sbagliate che sono state fatte. In parte le hanno disfatte i cittadini con il voto e la Corte Costituzionale, eccetera. Un po' bisogna che le disfacciano loro stessi, diciamo. Cioè, è un curioso destino quello di una classe dirigente, diciamo, che è stata impegnata prima a fare le cose sbagliate e poi a disfarle, diciamo. Nel frattempo sono passati 2 anni e mezzo e i problemi del paese sicuramente non hanno trovato grandi risposte. E io, figuriamoci, lo so benissimo che a 40 anni si è più freschi, diciamo. Ma a volte l'esperienza, vedete, già il fatto che già Gentiloni, che c'ha l'età mia, diciamo, perché la rottamazione non era un fatto anagrafico, si voleva liquidare il gruppo dirigente storico della sinistra, no? Non, diciamo, questo era chiaro, diciamo. Ma già Gentiloni, che c'ha l'età mia, manifesta forse anche per questo una qualche maggiore saggezza, diciamo, e comunque una minore arroganza, nell'affrontare i problemi del paese. E forse non è un caso che in questo momento di crisi i grandi paesi del mondo non sono governati dai ragazzini, diciamo, sono governati quasi tutti da persone che hanno una notevole esperienza politica alle spalle. Ora, nessuno di noi pretende di governare, ma almeno ogni tanto chiedere un consiglio, diciamo, sarebbe un bel gesto, diciamo, invece di chiederlo a Verdini, oltretutto. Arrivederci.